Ed è successo che la situazione ci è sfuggita di mano. Tappeti, tende e mobili che cambiano colore a seconda dei vestiti che indossi. Questo sì che si chiama salotto. Li possiamo comprare, Barbie? Ti prego, ti prego, ti prego. Non ricordo l'ultima volta che l'abbiamo rimodernato. È passata una vita. In effetti è stato martedì scorso. Adoro i cambiamenti. Che ne pensate di un impianto di diffusione sonora in tutta la casa? O di una sedia che diventa una rampa da skateboard? O di una giungla finta con scimmie vere sulle liane? Sì, sì, esatto. Il divano che si trova a pagina 47. Ah, sì, un sì, prendo uno di questi e magari anche una dozzina di questi altri. Consegna per il 1959 di Malibu Way. Grazie. Un tappeto elastico. Devono aver sbagliato l'ordine. Certo che hanno sbagliato. Io l'avevo chiesto rosa. Terzino passa la palla al centro che ripassa indietro. Venuta separatamente. Causa pidocchi. Vuoi avviare un'attività pomeridiana tutta tua? Questo funziona alla grande. Che la situazione ci è sfuggita di mano. La cuccia rimodernata da un architetto Cocker non è di suo gradimento. Oh, Chelsea! Va tutto bene, ma quanto è appiccicoso! Ah, guardate che disastro! Appuntamento con Ken. Ciao tesoro. Qui dentro sembra di essere in una rivendita di mobili usati. Mi dispiace, Ken, ma non posso andare da nessuna parte con la casa in queste condizioni. Non ti preoccupare. Fortunatamente il tuo ragazzo è sempre pronto per le emergenze. Nuovo di zecca. Ken, hai un gusto davvero impeccabile. Soprattutto in fatto di ragazze. Andiamo. Ciao ciao, buon divertimento. Da quanto è che non rinnoviamo il soggiorno? Ormai è passato un sacco di tempo. Salve, vorrei una lampada. E ora mettiamo qualche brillantino. Uno spruzzo di brillantini e sarò pronta per il tappeto rosso. Il mio skateboard sarà strabello. No. No! Sono finiti i brillantini! Deve esserci un errore. Non possiamo averli terminati. Oh, nessun errore. A Malibu sono finiti i brillantini. Abbiamo chiesto a una personalità di commentare questa emergenza. Vorrei invitare tutti i miei fan a rimanere calmi durante questa crisi. Sono certa che presto saremo di nuovo eleganti e piene di brillantini. Caspita, Barbie, nemmeno la carenza di brillantini ti deprime. Beh, la cosa migliore è essere ottimisti. Ma chi prendo in giro? Sono totalmente distrutta. Ho bisogno dei brillantini. Sono corso appena ho saputo e ho portato il kit Barbie depressa. Fazzoletti, dolcetti consolanti e la spalla di un vero uomo su cui piangere. Questo è come quando è finito il gel per capelli alcuni anni fa. È stata una tragedia! Non preoccupatevi, ci penso io! Ce l'ho fatta! Ho creato dei brillantini artificiali in laboratorio! Oh, Ken! I nostri problemi sono terminati! Li ho chiamati frillantini! Oh, fammeli provare! Allora sto luccicando pure! Ho le mani bloccate! Forse ho messo troppa colla super aderente. È stato un fallimento. Tranquille, vi troverò dei brillantini. Quando Ken fa una cosa, vuole farla al meglio.
Ecco qua, Taffy. Questo è tutto ciò che è rimasto degli ultimi preziosissimi brillantini. Adesso trovane altri. Taffy! Avevano delle note fruttate con un accenno di carne e un finale pieno e frizzante. A chi servono i brillantini quando ci sono le gemme artificiali? Niente da fare. Nulla può sostituire i brillantini. Il vestito di Dolly starebbe bene con dei brillantini. O meglio incollare delle stelline. Chelsea, tu hai i brillantini? La crisi dei brillantini ha raggiunto proporzioni epiche. In tutto il paese impazzano le rivolte per i brillantini. Allora, dove hai preso quei brillantini, Chelsea? Mi sembrate strane. Vi sentite bene, Chelsea? Dacci quei brillantini. Prossimamente su Barbie Life in the Dream House. È mio! È tutto mio! Mi manchi? Tu mi manchi di più. Mi manchi tantissimo. Ti chiamo più tardi, Ken. Skipper, è tutto a posto? Sto bene. Skipper e i suoi dispositivi stanno sul divano. Proprio tu, Chelsea, sempre attaccata ai tuoi pupazzi. Quanto tempo puoi resistere senza? Probabilmente il tempo che tu puoi rimanere senza sport, Stacy. Chissà quanti ne hai già praticati questa mattina. Beh, Barbie, chissà quante volte hai già sentito Ken stamattina. Puoi essere più precisa, intendi al telefono, tramite messaggi, email, lettere o dolcetti con bigliettini? Non importa, no, Barbie, senza cose. Che ne dite se provassimo a stare senza ciò che adoriamo per una giornata intera? Chi resiste di più vince! E chi perde, invece? Chi perde, invece, sbrigherà le faccende delle altre per 7 giorni. D'accordo! Sarà facile! Oh, pensavo che avrebbe perso lei. Ehi, Barbie! Barbie non è in casa? Sarà veramente facile! Barbie! Ciao, Ken! Barbie ha detto di chiamarla almeno un centinaio di volte! Contaci! Un pacco per Chelsea Roberts! Ah, il mio bellissimo unicorno del mese! Ah! Mi sono salvata! Se non li vedo, non avrò la tentazione di usarli! Non so quanto a lungo potrò resistere. E prima o poi di sicuro Ken riuscirà a entrare nelle mura di plastica rinforzata della casa dei sogni. Stacy! La piscina è vuota! Piscina? Sto arrivando! Caspita, se questo non riesce a convincere Barbie, io non so più che cos'altro fare. Caspita, Skipper, chi avrebbe pensato che avresti resistito più di tutte? Skipper? Skipper? No! Vabbè, come non detto! Guarda la luna! È così splendente! Sì, è una specie di cosa grande e rotonda, a forma di luna. Non è male. Sì, anche lei è piuttosto bella. Sei pronta per la missione brillantezza? Roger! No, sono Ken! Ci sei cascata, era un po' di umorismo spaziale. Obiettivo avvistato! Dobbiamo estrarre paillettes interstellari! La missione è cruciale, portare a casa un carico inestimabile. Ma chi può sapere cos'altro c'è qui? Ci sono bambole sugli altri pianeti e sono consigliate per bambini dai 3 anni in su. Trapano. Trapano. Imbuto. Imbuto. Fare l'assistente è faticoso. È il momento di rinfrescarsi. Vuoi della soda spaziale, Barbie? Ken, no!
Ho delle patatine vegetariane se vuoi mangiare sano. Mi sono staccato! Selfie spaziale! Malibu, abbiamo un problema. Ti ascolto, specialista di missione Barbie. Chiedo il permesso di recuperare Ken. Non ho mai perso una bambola e non ho intenzione di perderla adesso. Mi hai ricevuto? Ricevuto, Malibu. Perché sto già preparando il party dell'ammaraggio. Aspetta solo di vedere le pentolacce. Procedi con cautela, Barbie. Perché ho mangiato così tante merendine? Fidanzato riagganciato, Malibu. Ricevuto, Barbie, riprendete la missione brillantezza. Ci stiamo muovendo verso l'obiettivo, Malibu. La missione brillantezza è di nuovo in svolgimento. Ballette spaziali! Nello spazio nessuno ti può sentire urlare di gioia! Perché non festeggiamo con un sorbetto? Che? No! Ma perché non imparo mai? Malibu, abbiamo un altro problema. Missione di salvataggio assegnata è pronta per partire!